Che cosa? Che è Mapuluzanus. Stamara a 2 ore e mezza a lua schifezza va a cadere. Ma non viene mai nessuno a pulire. No, stamara a loro. E da fotografare la stessa, vada anche la cappella, la vada. Noi questo ci potremmo mettere a pulire. È stato troppo tardi, se non vedete là. Che ci stiamo, questo è il contenitore là pieno, là. Ma anche a porto, stanno qua. Ma anche a porto, stanno qua adesso morire. Quindi andando più avanti troviamo altri rifiuti. Questa è una discarica, questo camposano, una discarica di spazzatura. Ma l'avete mai segnalata al direttore? Ma con il direttore che ci sta dicendo. Ma signore, sta bene. Pensate a Dio, non ce l'avevo andato. Ciao, anche io appunto, sono anni che sto appunto. Quel mucchietto che c'è alla terra. Che ne sai io, la vicinita. Quindi quello l'avete ammucchiato voi praticamente. Ma lo vedo una spazzolatrice, c'è una mezzo come c'è. E non c'è? Non sapevo, secondo la porta che ha fatto per la gente. Ma voi l'avete mai vista? Ma non lo so quando è una notte. Voi non l'avete mai vista? La spazzolatrice c'è una mezzo come. E come? E invece i rifiuti sono qui. Questi sono rifiuti, questi sono residui di rami, pigne che cadono dagli alberi che ornano il cimitero, ma che dovrebbero essere rimossi. Questo avviene solo grazie all'intervento volontario di cittadini che tengono la pulizia del cimitero. Per quanto riguarda invece la presenza di operatori addetti al servizio, voi non ne avete mai visti. Io ne ho mai visto, dice che stanno ci stanno, ma non lo so. Dice che ci stanno. Dice che ci stanno, lo paga. È una leggenda metropolitana. La politica è schifosa. La politica si deve anafrire per i politici. Era meglio un pappino Sagliocca, l'avvocato Sagliocca che chi stanno qui. E quindi quelli che adesso si candidano? Sono tutti i residui che hanno fatto carriera a Peppe Sagliocca. Tutti gli politici che hanno fatto carriera a Sindaco Sagliocca. E secondo voi? Secondo me ci sono uomini di principio. Uomini nobili, uomini che devono fare l'amministratore della città. Quindi questi non ti dovrebbero candidare? Secondo me gli amministratori che hanno fatto carriera a Sindaco non sono candidati. E tutti i nuovi che si presentano? Ma non ci sta nessuno. Cioè di tutti i nomi che avete sentito, che avete letto, non c'è sono nessuno. Tutti vecchi, sono tutti troppo vecchi. C'è questa personalità, c'è questa.